Il Prato è stato un grande, non ho fatto fare un'azione, la nazionale c'erano due parate e poi i rigori, vabbè, uno non lo so neanche che rigore ha visto perché era fuori dall'area, però per noi è una festa, rimane una festa e tale quale è, quindi per noi va bene così. Noi l'abbiamo vissuto come l'evento dell'anno della nostra vita, i nostri 104 anni, tutta questa gente qua, i bambini che hanno gridato ponte, ponte, e ha fatto venire la pelle d'oca chissà quanti, per noi va bene così, basta. Poi i contenuti passano, l'importante è essere qua, aver fatto questa grande festa e poi tutti a casa a brindare adesso e a raccontarla a quelli che non sono venuti. Top player della partita? Ancora una volta Crotti, devo dire, ha fatto cose che si sono meravigliati tutti, cioè questo è stato un grande, è un grande. Dopo due anni che però arrivate secondi ci sta il primo posto. Ma quest'anno è dura, molto dura. Quest'anno è proprio, e quest'anno è, non so dove andare a fare una tappa facilissima, cioè non c'è. Noi comunque ci siamo contenti di questo mese stupendo perché abbiamo cominciato con l'Ascoli, poi il Cesena, applausi dappertutto e anche oggi avete visto gli applausi, non ho preso gol su azione, cioè due rigori e una punizione, cioè mi viene da ridere. Forza Pontisola, allora si torna a casa veramente con un umore altissimo. Altissimo, anche sempre altissimo. Forza Pontisola. Rimarrà nella storia di Terno davvero questa partita? Rimarrà nella storia di Terno, è stato un momento di gioia per tutti e soprattutto bisogna fare i complimenti alla dirigenza del Pontisola che ha saputo organizzare una grande giornata veramente memorabile che rimarrà nella storia di Terno. Abbiamo visto una grande preparazione, una grande organizzazione, una grande correttezza in campo e abbiamo visto soprattutto che è una squadra unita, ben coordinata e ben organizzata. E due rigori contro, insomma, vabbè, l'Italia è quello che è, però ringraziamo di essere così, è una festa, prendiamola come una festa, siamo contenti di essere qua. Una grande società che speriamo faccia bene anche quest'anno, possiamo fare molto meglio rispetto allo scorso anno passando di categoria.